Ciao a tutte e tutti, siamo qua questa sera con Corrado Conti, esperto consulente, collaboratore di enti locali sulla parte finanziaria e sui bilanci di questi enti. Tra gli estensori della proposta di legge, una delle due che andiamo questa sera a presentare, e fai parte del Comitato Nazionale Promotore della Campagna. A questa campagna, come ricordo in breve, poi Corrado vi spiegherà meglio nel dettaglio le due proposte di legge, intendiamo raccogliere sufficiente numero minimo per legge, che sono 50.000 firme per ciascun quesito. La nuova legge dice che entro 90 giorni le Camere devono esaminare la proposta, a differenza che in passato ci ricordiamo soprattutto quella dell'acqua, che è rimasta nei cassetti per molti anni e poi abbiamo chiesto il referendum, che è uno dei pochi che abbiamo vinto. Speriamo con questa mobilitazione di riuscire a suscitare interesse per quanto riguarda soprattutto uno strumento di lotta e di cambiamento. Questi sono due strumenti complementari che proprio vogliono andare un po' alla radice del problema, non alla superficie, quindi cercare di cambiare le regole del gioco che riguardano i soldi pubblici di tutti noi e come impiegarli a livello sociale, ambientale, finalizzati a dei progetti di cambiamento sempre più necessari e urgenti. E per cui si dice sempre che i soldi non ci sono, no? O che i vincoli burocratici di bilancio degli enti locali che poi amministrano i nostri e gestiscono i nostri soldi non ci sono, no? Non è possibile. Questo è un mito che vogliamo sfatare, abbiamo proposto in modo scientifico e molto approfondito, con molti incontri, molta formazione di base popolare. Ricordo che ATTAC, di cui facciamo parte sia io che Corrado dagli inizi, è proprio un'associazione di autoformazione mirata all'azione, che è lo scopo anche di questa campagna, no? Cioè cercare di, attraverso degli strumenti di modifica, di riforma profonda di due ambiti importanti del nostro sistema economico-finanziario, cercare di formare le persone e poi di attivarle in concreto. Quindi la partecipazione resta sempre all'interno di queste due proposte di legge il nucleo fondante delle proposte. Quindi penso che, non so se avete presente, la Cassa Depositi e Prestiti molto spesso non ce la si ricorda se non si è stati nei consigli comunali degli anni pre-90. Per cui quando i comuni dovevano stipulare dei mutui, accedere dei mutui, c'era un'unica possibilità, no? Adesso, o dopo gli anni 90, poi in particolare col 2003, non è stato più possibile, è stato indifferente, diciamo, rivolgersi alle banche rispetto alla, che è stata strisciantemente privatizzata, rendendola non più un ente di diritto pubblico e trasformandola in SPA con le fondazioni bancarie. Ruoli della sinistra all'interno di della sinistra istituzionale, all'interno purtroppo di questo processo, sono delle gravi responsabilità. Penso che tutti lo possiamo riconoscere. Siamo qui per cercare di cambiare dal basso e speriamo di farcela, insomma. Dai, grazie Corrado. No, grazie a te.